Partirà dallo stadio Arechi di Salerno la nuova avventura del Pescara nel torneo cadetto, 39esima partecipazione per i biancozzurri al campionato di Serie B. La settimana successiva la prima partita allo stadio Adriatico con il Pordenone, terza giornata in trasferta sul campo del Cosenza. L'ultima giornata di andata del campionato di Serie B vedrà il Pescara impegnato in casa con il Chievo Verona il 14 maggio, l'ultima giornata di campionato in casa della formazione veronese. Ci sarà la sosta lunga del mese di gennaio, dal 29 di dicembre al 18 di gennaio del nuovo anno. Andiamo ad ascoltare le impressioni. No, si ritorna a 20 squadre dopo 17 anni, dal 2002, quindi forse quanto accaduto lo scorso anno è servito anche finalmente per portare a casa questa riforma che tutti volevano ma che non si riusciva a fare, che è una ottima riforma e che consente anche al nostro campionato di avere un format migliore, più gestibile e con migliore qualità, insomma, quindi penso che sia stata una buona cosa. Dopo l'estate calda della passata stagione, un'estate tranquilla per la Serie B? Ma guardi, è il calcio che ha bisogno, tutto il movimento calcistico che ha bisogno di ritrovare serenità, stabilità, rinnovamento e riforme che si stanno facendo, ma insomma ce ne vogliono ancora tante. Noi cerchiamo di dare il massimo supporto alle nostre società, di giocare un buon calcio. Abbiamo avuto dei risultati incredibili quest'anno, abbiamo portato avanti dei progetti molto importanti, abbiamo delle innovazioni come il VAR, siamo una lega responsabile e quindi insomma vogliamo andare avanti seguendo questo percorso e, ripeto, stando vicino a società, alle comunità e alle città e alle province dove noi facciamo calcio, ai nostri tifosi, e cercare di farne una sinergia all'insegna del buon calcio. 90 anni di Serie B, 88 campionati, tra le squadre, anzi la squadra che ha avuto più partecipazioni nel torneo cadetto è il Pescara. Sì, Pescara è una società di grandissima tradizione, è una società che ha anche una governance e un presidente che conosce molto bene il mondo del calcio, che gestisce molto bene questa società. È una società che gioca un ottimo calcio e, come dico io, guardate, fare calcio a questi livelli non è una cosa facile, servono grandi sacrifici, servono uomini disposti a sacrificarsi e serve anche la vicinanza dei tifosi, delle comunità, degli enti locali, di tutti, insomma, ecco. A proposito del Pescara c'è il presidente Daniele Sebastiani, che le conosce bene, che ormai da diversi anni porta avanti questa realtà anche con grandi sacrifici. È quello che dicevo prima, è un presidente che è un profondo conoscitore di calcio, è un bravissimo gestore della società ed è una persona che Pescara deve custodire con grande attenzione, insomma, secondo me, ecco, è gelosia, perché non è facile trovare imprenditori come Daniele Sebastiani, non c'è dubbio.